Buongiorno, buonasera seconda ragazzi, un nuovo ospite, una persona che ha creduto fortemente in un progetto, lo ha portato avanti, è riuscito a realizzarlo e poi a portarlo avanti. Il progetto del quale stiamo parlando è Vertigo, Vertigo Watches, e Andrea Crognale è il fondatore, appunto. Ce l'abbiamo collegato con me. Andrea, ti saluto. Ciao Andrea, come stai? Tutto a posto, tu come stai, Paul? Tutto bene? Sì, diciamo che nonostante il periodo non sia, diciamo, di più felici, ci sono cose peggiori nella vita, diciamo, rispetto a quella che sto vivendo personalmente. Poi magari qualcuno sta vivendo anni indicibili. Ma vabbè, tant'è, questo è il momento, non ci possiamo fare nulla fondamentalmente. Andrea, allora, iniziamo. Direi, subito sciogliere il ghiaccio, io ho una curiosità. Vertigo. Perché Vertigo? Deriva da vertigine? C'è un motivo particolare la scelta del nome, del brand? Sì, beh, diciamo che vertigo dal latino significa in realtà vertigine. In realtà mi piaceva il nome, lo ritenevo abbastanza evocativo. E quindi poi dal nome ho cercato di creare quel logo che, come tu hai visto, dà l'idea un po' della vertigine, stilizzando però anche una V, che poi è, diciamo, la prima lettera con la quale inizia Vertigo. Quindi sì, nasce dall'unione di queste due cose, l'unione della vertigine, per l'appunto, dal nome evocativo, ma anche dal fare un logo che fosse un pochino accattivante e riconoscibile. E io credo di esserci riuscito anche perché, come tu hai visto anche sui modelli, le prime serie avevano proprio la scritta Vertigo sul quadrante. Sì. Dalla seconda serie, in verità dal Diver 2 e poi dalla seconda versione del Diver 1, ho inserito il logo perché oggi ritengo che sia un logo riconoscibile. Il nome è superfluo, quindi credo di essere riuscito nell'intento, assolutamente. Sì, confermo assolutamente. È un logo che mi piace e secondo me cattura l'attenzione. Posso dirti una cosa, giusto una Sì, curiosità sul certo. logo? Visto che vendo anche molto all'estero, ho avuto, diciamo, un rilievo che mi ha fatto un po' pensare, ti dico la verità. Qualcuno l'ha scambiato per un simbolo nazista, perché ricorda probabilmente un pochino, forse in maniera un pochino diversa, un pochino la croce svastica, almeno per come è costruito il logo. No, volevo smentire questa cosa qui assolutamente. Non Non ci c'entra avevo assolutamente neanche pensato, me l'ha fatto notare un cliente americano, ma veramente qualche anno dopo però. Era solo una nota nulla. di colore che volevo aggiungere. Solo uno o è Solo stata... uno, no, solo uno, assolutamente. Questa era Bene. una nota di colore che volevo aggiungere, tutto No, qui. no, no, hai fatto bene a specificare, perché poi certi accostamenti possono essere sempre, no? Come dire. Sì, Allora, e a me piace assolutamente. sempre capire chi sta dietro, no? A un brand, a un'idea. Infatti volevo chiedere, insomma, brevemente, cioè, chi sei, che cosa hai fatto nella vita, insomma, racconta velocemente di te e poi eventualmente come è nata la passione, come sei arrivato a pensare Vertigo. Allora, condensare 50 anni, perché siamo arrivati quasi ai 50 anni, a gennaio saranno 50 anni. Io dico sempre che sei un ragazzo un po' più vecchio di me, però in realtà io non sono più un ragazzo e quindi... Va bene, già il fatto che mi hai definito ragazzo, per me oggi la giornata diventa, seppur cambia. nuvolosa, diventa un pochino più radiosa. Va bene, comunque sono nato a Roma nel 71, nel gennaio del 71. Sono nato a Trastevere, quindi diciamo che posso definirmi un romano doc. Non ho sempre vissuto a Roma in realtà, però, perché per alcuni anni ho vissuto in Veneto, vicino Verona, in una ridente località che si chiama Bussolengo, che sta tra Verona e il Lago di Garda, per motivi di lavoro. E poi ho vissuto qualche anno ad Anzio, dove ho ancora tra l'altro una casa e dove tra l'altro coincide oggi la sede legale di Vertigo, che poi in realtà è Shop on Web, la ragione sociale che detiene il marchio Vertigo. E chi sono, cosa volevo fare, cosa non sono riuscito a fare e perché poi ho fatto Vertigo? Allora, io sono nato con una grandissima passione per il mondo dello spettacolo, in realtà. Avrei voluto fare il regista. Avrei voluto fare il regista, nonché l'attore, perché comunque penso di avere un po' di quantomeno di Eh attitudine. sì, il piglio d'attore ce l'hai, eh. Sì, no, però non ti ho detto per quale genere, quindi no, adesso a parte gli scherzi. E quindi, diciamo, non sono riuscito a coronare questo sogno, volevo fare la scuola di cinematografia e televisione che sta a Roma, che è una scuola di livello superiore.
Per alcuni anni, diciamo, ho cercato un pochino la mia dimensione. Ho fatto l'ufficiale dell'esercito per 3 anni, sono stato un ufficiale di complemento dell'esercito nell'arma del genio. Quella è un'esperienza bellissima che ancora mi porto dietro, perché poi ho avuto anche la fortuna di rimanere a fare il servizio presso la compagnia allievi ufficiali, quindi ho formato altri 2 corsi di allievi ufficiali. Praticamente ho fatto il corso AUC 3 volte alla fine, quindi non è stato proprio una cosa proprio leggerissima. Però oggi quelle amicizie sono amicizie che tuttora resistono e ci sentiamo assolutamente. E poi ho iniziato diciamo, un percorso professionale all'interno del mondo dell'information technology come funzionario commerciale di varie aziende, anche di aziende molto importanti a livello nazionale e internazionale. E poi a un certo punto della vita, come già ho detto molte volte, si è arrivati a pensare che bisognava fare qualcosa che potesse lasciare un pochino il segno, o comunque potesse appagare il proprio ego personale, no? Quindi una piccola soddisfazione personale. Il mondo degli orologi è un mondo che mi affascina da quando avevo 15 anni, quindi da parecchi anni ormai, prima da collezionista, da fruitore, da compratore, e poi alla fine a un certo punto ho deciso di fare qualcosa che, come ti ho detto, andare dall'altra parte della barricata. E quindi è nata l'idea di Vertigo. È nata l'idea di Vertigo, è nata l'idea del logo, come ti ho spiegato prima, e via dicendo. Questa è nata nel 2013. Sono curioso di sapere qual è, se te lo ricordi, ma immagino di sì, il primo orologio. Allora, il primo orologio che ho comprato da ragazzo alle scuole superiori era un semplicissimo Casio al quarzo. Analogico, quadrante bianco, e nel cinturino in gomma aveva una bussola a bolla. È una Fantastico. cosa particolare. Ti racconto questa cosa: io andavo da scuola all'Eura, alle superiori, all'Alberti, alla scuola Alberti, e spesso facevo Via l'Europa, che è una delle principali, tra l'altro, dove oggi io ho l'ufficio, tra l'altro, Via l'Europa, una delle principali strade dell'Eura, e c'era un grandissimo negozio di elettrodomestici che vendeva anche gli orologi al quarzo. E io ogni giorno mi fissavo davanti a questo Casio, poi un giorno me lo sono comprato, e questo è stato il primo che ho comprato con i miei soldi, diciamo, pochi soldi in realtà all'epoca. E poi il primo, diciamo, di rilievo, quando ho cominciato a guadagnare qualcosa, è stato nel 92, credo, e fu un Lucien Rochat, un Royal Hermes GMT, un orologio che io conservo ancora, che secondo me è ancora bellissimo, anche se ha decine e decine di anni. Bene, quindi la tua passione nasce da poco più che adolescente, via Sì, quella che c'è. Ok, assolutamente. fantastico. E poi arrivi a fondare Vertigo. Io direi adesso di vedere un pochino i prodotti che hai messo sul mercato. Per quanto mi riguarda, devo essere sincero, ho avuto la fortuna di recensirne due, il Pilot, questo che ho, non mi ricordo adesso, Tritone. il Tritone, perfetto, sì. Io li trovo assolutamente di qualità, nel senso che è difficile recensirli in maniera negativa perché sono ben fatti, hanno un buon rapporto qualità-prezzo e ci sono delle idee notevoli dietro. A me sono piaciuti molto. Devo dire che anche i feed, perché poi io posso dire la mia, la comunità poi dice la sua, nei commenti Certo. spesso vengono fuori magari idee discordanti rispetto alle mie, però in quel caso mi sembra che tutti siano andati verso quella direzione, quindi hanno approvato i prodotti. Tu sei partito con il Diver One, giusto? Nel 2013. In realtà è uscito nel 2014, nel 2013 ho iniziato un piccolo contest a fare le fabbriche, perché poi raccontiamo giusto Certo. come si fa oggi questo tipo di lavoro, essendo un micro brand, non avendo capitali inestimabili dietro le spalle e soprattutto non potendo investire su linee di produzione, diciamo, proprie. Sarebbe bello, sarebbe bellissimo, sarebbe anche bellissimo creare dei nuovi movimenti, ma l'impegno economico è talmente elevato che non si può fare. Quindi oggi, grazie anche al commercio internazionale che ti consente di raggiungere ogni capo veramente della terra, riesce a contattare aziende che fanno questo lavoro con terzi già da alcune decine di anni. Tra l'altro, alcune di queste aziende Certo. producono anche per marchi molto molto più importanti di Vertigo e anche molto più importanti di tutti i micro brand che noi abbiamo visto recensito nella nostra vita. Ma qualche nome lo facciamo? No, non lo No, facciamo. non si possono fare, dai, non si possono fare. È chiaro che quando tu contatti queste aziende, poi loro ti fanno vedere pure quello che hanno realizzato. Però, chiaramente, quando le aziende sono serie, io preferisco che sia così, in realtà, ci sono questi accordi di NDA, no? Non Disclosure Agreement, e quindi
ti consentono di essere riservati, ti obbligano anche a essere riservati su alcune cose. Certo. E quindi nel 2013 ho iniziato a fare questo contest su alcune aziende per capire come potessero produrre un orologio. Hanno prodotto 4 prototipi, racconto spesso che 2 erano veramente impresentabili, considera addirittura con materiale luminescente che si perdeva dalle sfere, cioè io voglio dire, no, ti vuoi proporre per produrre un prodotto e ti presenti in questo modo, insomma. Mentre altre 2 aziende invece avevano fatto dei prodotti veramente di buon livello, assolutamente. Quindi il Diver One in realtà nasce come esperimento, almeno la prima versione, perché io entravo in questo mondo, volevo un attimo capire anche che tipo di riscontro potessi avere dal mercato, anche perché comunque entrare in questo mondo vuol dire in ogni caso mettere sul piatto qualche decina di migliaia di euro in ogni caso, per far partire la linea di produzione. Quindi ho detto, vabbè, vediamo un attimo, facciamo questo esperimento, produciamo qualche centinaio di pezzi, affidiamoci per il primo modello quasi totalmente all'azienda che produce per altri questa cosa, è nato il Diver One. Poi ho cominciato un pochino a sponsorizzarlo, a proporlo sui vari forum, da semplice utente dei forum, e chiaramente lì nasce un pochino anche di curiosità, nel senso, ma che orologio è? Non l'abbiamo mai visto, bello, blu, il contrasto, invece. E piano piano, sto Diver One, sono riuscito a venderlo tutto. Hai raggiunto lo scopo, hai fatto sold out. E adesso ti dico pure una cosa, una stupidaggine, perché veramente, ma il Diver One aveva, tra l'altro, come ho detto prima, la scritta Vertigo sul quadrante. Sì. Tu sai che noi collezionisti abbiamo poi delle manie che spesso raggiungono anche il livello di paranoia. Allora ci sono tanti che cercano il Diver One con la scritta Vertigo, perché comunque è una rarità, perché non ci sarà probabilmente nessun prodotto Vertigo. Ci sta assolutamente. Assolutamente. Il mondo dei collezionisti è un po' un mondo di pazzi. Io ne faccio parte. Sì, anch'io. Conosco i meccanismi, ecco perché ne parlo in maniera bonaria. Assolutamente, quindi, figurati. E poi sei arrivato al secondo tuo... Il secondo orologio è praticamente stato lo spartiacque, nel senso... Sì. Che vogliamo fare di Vertigo? Rimane l'esperimento di quelle centinaia di pezzi della prima versione del Diver One, vogliamo dargli un seguito? E ho detto, vabbè, facciamo questa scommessa, perché altrimenti non avrebbe avuto senso, no, fermarsi a un modello, poi cioè, è un'esperienza nata e compiuta in poco tempo. E quindi col Diver Tuo, diciamo, il Diver Tuo è l'orologio che comincia a dare veramente la continuità al progetto Vertigo. Perché il Diver Tuo, per esempio, c'è la ghiera ceramica, ci sono gli indici applicati, c'è già una ricerca diversa nel costruire, nel completare, nel ideare un orologio. E tra l'altro, un orologio che ha avuto tantissimo successo, ha avuto tantissimo successo anche all'estero, continua ad averlo. Sì, probabilmente... ho visto l'intervista che tu feci con Mauro di Morris Monkey. Ricordo che hai parlato di Ungheria, che va forte in Ungheria. Ma gli orologi Vertigo in generale vanno forti in Ungheria, non so per quale motivo, dico la verità, o forse un motivo lo so, adesso forse questo piccolo arcano lo svegliamo. Allora, intanto oggi abbiamo degli strumenti che ci consentono di essere molto raffinati e granulari sulla analisi delle vendite. Già uno, per esempio, è il Google Analytics, che tu colleghi al tuo sito e vedi il traffico da dove arriva. Allora, tra Germania e Ungheria oggi si dibattono in realtà al secondo posto di vendite, la seconda georeferenza praticamente. Questo perché, secondo me, per quanto riguarda l'Ungheria, c'è un ragazzo che ha una pagina Instagram molto seguita, che è Retek, che comprò praticamente il Diver One, la prima versione del Diver One, tantissimi anni fa, e la regalò praticamente alla sua compagna. Poi a un certo punto lo prese lui l'orologio e cominciò a pubblicizzarlo, e tra l'altro credo che lui collabori anche con una rivista ungherese che si chiama Ora Magazine, e su Ora Magazine, a mia insaputa in realtà, perché poi me l'ha segnalato lui, sono praticamente usciti 2 articoli su Vertigo in differenti epoche, dove praticamente veniva messo tra i primi 5 micro brand come rapporto qualità-prezzo, e poi veniva raccontato anche il discorso del Pilot One. Pure loro hanno fatto un articolo sul Pilot One.
E probabilmente questo ha influenzato molto per quanto riguarda le vendite in Ungheria. La Germania probabilmente perché è un paese che ha uno spending superiore rispetto agli altri paesi europei. E poi vengono gli Stati, e poi vengono gli Stati Uniti. Questa è un po' la, diciamo, la classifica. Primo posto chiaramente l'Italia, mi fa anche piacere perché abbiamo anche un contatto più diretto con le persone. Okay. Ragazzi, prima di passare al Diver Free, ci andiamo a prendere un caffè io e Andrea. Quindi, terzo modello, il Diver Free. Come è venuto fuori? È venuto fuori per fare qualcosa un pochino di diverso. Il Due Corone mi ha sempre affascinato e tra l'altro non escludo che ci sarà un'ulteriore versione in futuro di un altro Due Corone, magari con una disposizione classica ore 2, ore 4. Ma questo voleva essere un pochino anche un ibrido in realtà, come magari ho già raccontato in altre sedi. Un ibrido fra un orologio da usare per le immersioni, perché comunque è un 300 metri l'orologio, ma anche un field watch, perché alla fine se tu lo vai un po' a inquadrare come orologio è un po' una via di mezzo, che ne so, fra un Orient King Diver, quindi un orologio che era proprio studiato per le immersioni, o un Seiko Alpinist, che invece è un orologio che non è, almeno per quanto riguarda la disposizione delle corone. Questo è un orologio che è venduto moltissimo negli Stati Uniti. Ed è, sì sì, è una cosa, poi ci sono delle nazioni che probabilmente seguono un filone, non so per quale motivo, poi ci sono queste, ma sai, qui dipende anche molto, e questo lo vedi anche col tuo lavoro, quando pubblicizzi e pubblichi i tuoi video su YouTube, no? Basta che ci siano due o tre persone che in maniera del tutto onesta abbiano avuto modo di constatare le qualità dell'orologio e poi grazie anche all'autorevolezza di queste persone, quindi uno dei casi in Italia sei tu, si riesce anche a creare, diciamo, un volano per la vendita di alcuni modelli. Questo a noi fa piacere, chiaramente. Poi, chiaramente, questo è un meccanismo che qualche volta può essere favorevole, quando sbagli il prodotto è totalmente a tuo sfavore, esatto. Quindi bisogna... Esatto, perché comunque alla base c'è sempre l'onestà sulle recensioni e sulla qualità del prodotto. Quindi sta a noi, alla fine, noi piccoli produttori, di cercare già per quanto riguarda la progettazione di un modello, cercare di fare qualcosa che possa incontrare i gusti del pubblico. E nel mio caso io spesso cerco anche di fare dei modelli che hanno anche un ottimo rapporto qualità-prezzo, secondo me, perché poi se andiamo ad analizzare le componenti anche dal movimento stesso, sul mercato si trovano anche degli orologi che con questo movimento è vero che costano meno, ma ci sono anche orologi che costano molto molto di più dei Vertigo. Io cerco di collocarmi nel mezzo, perché comunque siamo un'azienda italiana, con tutti gli oneri che ci sono in Italia. Esatto, esatto. Questa è qualche cosa che io cerco sempre di far capire alle persone, che a volte le aziende italiane... Poi è chiaro che il compratore finale, il consumatore finale dice che mi frega, io guardo il prezzo. Esattamente quello. Però è giustificato, perché ci sono dei costi in Italia che sono diversi da quelli cinesi. Poi se si riesce a fare, secondo me, prodotti come in questo caso di qualità, e anche comunque fatti bene, io ne ho due, e devo dire che sono veramente belli, soprattutto il Pilot. Io non sai quanti amici che l'hanno visto dal vivo, perché poi dal vivo è ancora più bello, se possibile. Mi hanno fatto i complimenti. Devo dire che veramente, a proposito di Pilot, no, dovrebbe essere poi quello successivo, no? Rispetto al primo. E quello, per quanto mi riguarda, probabilmente quello è riuscito meglio, per quanto mi riguarda, poi non so se... Guarda, quello... Allora, io ho una passione per i cronografi, tant'è vero che il mio primo orologio, quello serio che ho comprato, era un cronografo, anche poi quello successivo che comprai qualche mese dopo era un cronografo. Ho avuto il Tag Heuer Steve McQueen, ho lo Speedmaster, quindi ho una passione per i cronografi. L'idea di fare un cronografo era qualcosa che girava e mi ronzava per la testa. Tra l'altro è chiaro che il Pilot One ha un riferimento stilistico ben preciso e storico, no? Che è il Chiarelli è lo Zenith Chiarelli in realtà. Ma perché nasce questa cosa qui? Adesso vorrei raccontare un piccolo aneddoto senza fare particolari nomi, perché è un po' antipatica come storia. Sì. Tantissimi anni fa esisteva un forum di orologi, un forum italiano che non c'è più. E gli amministratori di questo forum praticamente avevano anche un paio di marchi e lanciarono a un certo punto la realizzazione di un cronografo ispirato praticamente allo Zenith Chiarelli. Chiaramente questo ebbe un grandissimo successo nella prevendita di questo orologio. Il problema è che questo orologio non venne mai consegnato.
Io all'epoca ero molto lontano, ero ancora lontano dal fondare Vertigo, quindi non ero, sono stato uno degli acquirenti, diciamo. Ah, la domanda era, tu sei stato uno di quelli che l'ha comprato ma non l'ha ricevuto. Esattamente, esattamente. E a me questo tarlo mi è sempre rimasto, perché a me un orologio del genere piaceva tantissimo. Ho detto, vabbè, ma sai, adesso lo faccio io questo orologio. Tant'è vero che quando ho iniziato la progettazione, la prevendita di questo orologio, tra l'altro si è dovuta fermare, perché ci fu un problema con una fabbrica, mi sbagliarono il diametro delle casse, quindi fece una cosa, diciamo, che era l'unica cosa da fare. Rimborsai tutti gli acquirenti in pre-order, ho detto quando saremo pronti ripartiremo e se vorrete noi siamo disponibili a ricominciare con un preordine. La cosa è stata apprezzata, tant'è vero che tra tanti acquirenti del preordine qualcuno rimase proprio per esprimermi fiducia, e rimase attendendo mesi proprio firmando una cambiale realmente in bianco e finalmente poi riuscimmo a fare questo Pilot One, e il Pilot One anche secondo me è l'orologio più riuscito assolutamente della linea Vertigo, perché comunque oltre alla qualità intrinseca, anche una qualità percepita, no? Oggi si parla anche molto di queste, di queste, diciamo, argomenti filosofici, tipo qualità percepita o vendere, fra virgolette, un'emozione. Vabbè, lasciamo perdere su questa cosa qui, però vabbè. Vorrei aggiungere, ma mi taccio, però vabbè. Però va bene, e il Pilot One, però ti ripeto, è l'orologio secondo me più riuscito. Oggi abbiamo esaurito anche il sesto preordine, quindi il sesto lotto, quindi è una cosa proprio che viene macina proprio vendite, e ancora oggi me lo richiedono, anche se non è, diciamo, disponibile. Probabilmente nel 2021 ci sarà una V2 del Pilot One, quindi ci saranno delle modifiche. Questo è uno scoop, questa è una cosa sì, che non ho detto a nessuno, è la prima volta che la dico, quindi bene, mi fa piacere dirla su questo canale, assolutamente. Bene, ti ringrazio per lo scoop, anche perché ripeto, è piaciuto moltissimo a chi ha visto il video, a miei iscritti, quindi io lo attendo quell'orologio. Il Tritone. Più recente, sì. Poi ne è uscito ancora un altro, che ne parleremo tra adesso, poco. Adesso sì, ne uscirà un altro. Esatto, che è il Tornante, però soffermiamoci un secondo sul Tritone. Allora, il Tritone è stata una scommessa, perché il quadrante non è che piace di primo acchito, ti dico la verità. Però io ero convinto, di questo modello ero convinto, ti dico, e l'ho prodotto lo stesso, pur ricevendo, rispetto ad altri modelli, critiche più contrastanti, almeno sulla carta, ancora prima che venisse prodotto. Ma devo dire che invece l'orologio va benissimo. Oggi, dopo il Pilot One, è l'orologio che ha venduto di più, assolutamente, in questo ultimo anno. Una curiosità, quale dei quadranti, cioè in quale colorazione? Il verde. Ah, il verde, perfetto. Il verde. Poi viene il blu e il nero in realtà si equivalgono, ma il verde è quello, probabilmente anche perché nel verde si apprezza di più la tonalità degradante del colore. Anche sul blu, per carità, però il verde dà più questa... Poi secondo me sul mercato blu e nero c'è una scelta infinita, verde sì. C'è molta meno scelta, soprattutto chi magari ne ha tanti di orologi. Certo. Cioè, sai cos'è? Di verde ne uno solo, ne ho solo due. Allora andiamo sul verde, perché di blu ne ho 15. Allora. Sì, poi io come immagino gli altri produttori di micro brand vendiamo a chi ha già tanti orologi in realtà, perché come dicevamo prima vendiamo soprattutto al popolo degli appassionati. Sì, e poi chiaramente di rimando, grazie all'evangelizzazione che fanno gli appassionati, anche diciamo a persone che nel mondo dell'orologeria, diciamo, hanno ben poco di conoscenza. Però il verde devo dire che è l'orologio che va di più, tra l'altro è un orologio ben costruito. Qui sì. Abbiamo cominciato pure a divertirci un pochino con i fondelli, perché in realtà, quindi vi abbiamo anche preso un po' per i fondelli, cari clienti. No, è veramente bello. Perché sì, effettivamente l'incisione del Tritone è una cosa che volevo fare, mi piaceva, tant'è vero che poi ci sarà un'incisione anche sul Tornante, e poi ci sarà anche
un elaborato anche sul prototipo che uscirà poi a metà giugno, spero, perché questo mi è stato detto che sarà poi il Medusa, ma poi questo ne parleremo magari a fine altre video. Novità, quindi altre novità. Sì, allora il tornante, per parlare invece del tornante, se vuoi, se volevi passare. Sì, vai al tornante. Ritorniamo ai cronografi. Un cronografo, diciamo, anche un pochino più semplice, perché qui si adotta un mega quartz, quindi anche fra virgolette con un orologio che ha bisogno di una manutenzione quasi nulla in realtà. Perché chiaramente orologi meccanici hanno comunque tante parti che si muovono e quindi tante parti che sono soggette a usura e a regolazione. Mentre con il tornante praticamente è un orologio di facile fruizione in realtà, che si ispira a orologi ispirati al mondo dei motori e delle corse automobilistiche, soprattutto degli anni 70. Sono tre colorazioni con quadranti sunburst, quindi con bellissima gradazione e variazione del colore a seconda dell'inclinazione e della luce che viene praticamente, che va a percepire il quadrante stesso, la superficie del quadrante. E anche qui, allora, io faccio una piccola premessa, perdonami che sempre poi io con Kickstarter sono veramente una persona che ha poco a che fare, dico la verità. Io purtroppo mi concentro probabilmente molto più sul prodotto che sulla comunicazione e sul marketing, e questo è un mio limite, questo sicuramente è un limite intrinseco probabilmente al mio modo di pensare, cioè per decifrare più sostanza e meno diciamo nuvole tra virgolette o voli pindarici, però questo in alcuni ambiti un pochino ti penalizza, per esempio quando parti con una campagna Kickstarter, sì, dal primo giorno tu sei praticamente bombardato da agenzie che ti dicono affida a noi la campagna Kickstarter. Magari affidando a queste agenzie tu riesci a fare dei numeri strabilianti, che non sono i miei numeri, per carità. Poi ho sempre finanziato in parte la produzione, ma in parte la produzione Kickstarter. Però queste agenzie praticamente poi che fanno? Ti si prendono veramente quasi il 45% di quello che tu raccogli, e il resto sì, certo, non lo fanno gratuitamente, ma danno una garanzia, però, nel senso che sicuramente assolutamente zero. Non c'è garanzia, non c'è nessuna garanzia. No, assolutamente. Poi spesso queste cose funzionano, qualche altra volta vedi che ci sono delle campagne che vengono cancellate, anche se poi raggiungono e oltrepassano anche quello che avevano richiesto come fondo minimo per far avviare la produzione. Questi non sono, secondo me, fenomeni positivi, anzi sono fenomeni che vanno un pochino a screditare la piattaforma Kickstarter, che era nata con altri tipi di intenti. È chiaro che poi quando i soldi diventano tanti, ci si piega un pochino alle leggi della finanza più pura piuttosto che a quelli della produzione reale di un oggetto che possa essere apprezzato. Però questo per dire che comunque il tornante ha avuto una buona campagna Kickstarter, è stato, diciamo, io avevo messo anche un budget molto minimo per dare la certezza comunque ai sostenitori che venisse prodotto l'orologio. E adesso sta continuando a vendere come preordine sul sito. Sarà consegnato praticamente a settembre. Io sono convinto anche che l'orologio lo avremo prima di settembre, in realtà. Quindi probabilmente già il prezzo in preordine è anche un prezzo assolutamente concorrenziale, sto guardando 180 euro più. Allora, in realtà il prezzo di preordine varia di mese in mese, nel senso che è partito a 150 euro su Kickstarter e poi da quando l'ho messo sul sito sta aumentando di 10 euro ogni mese in realtà. Questo anche per dire ancora di più grazie a chi mi ha sostenuto su Kickstarter, perché a loro ho riservato il miglior prezzo in assoluto. Certo. Quindi loro che hanno fatto la campagna Kickstarter, e sarà sempre così per le prossime preordini, e quindi Kickstarter sarà comunque diciamo il veicolo più conveniente, e poi diciamo anche per premiare comunque chi anticipa la sua fiducia nei nostri confronti rispetto a chi arriva all'ultimo momento, insomma, cioè, non possiamo. Sì, ma infatti come è concepito il discorso di Kickstarter preordine è geniale, perché io parto senza avere la possibilità di vederlo neanche il prodotto, se non qualche foto, perché poi su Kickstarter quello
Quindi do fiducia a un produttore, alla cieca, so che magari nel tuo caso ha già lavorato bene in precedenza, quindi mi fido, pago molto meno, poi lo avrò tra un tot di mesi, e quello che mi arriverà poi vedremo, però lo pago sicuramente meno rispetto a quelli che poi andranno a comprarlo già delle certezze in mano, in quel senso lì. Sì. No, ma bisogna un po' anche, diciamo, incentivare chi ti sposa su Kickstarter, perché altrimenti cade proprio tutto il castello, insomma, non è. Quindi anche il Tornate sta andando bene come. Sì, però allora devo dire che gli ultimi 2 anni sono stati 2 anni molto molto importanti per Vertigo, effettivamente. È stato proprio un cambio di passo importante, perché comunque gli orologi e il marchio si è fatto conoscere. Oggi i pezzi in giro sono tanti, e sono sia in Italia, in Europa e anche un po' nel mondo, ci sono dei Vertigo, assolutamente. E quindi probabilmente questo sta creando una massa critica che ci fa crescere sempre Certo. di più. E questa crescita, chiaramente, ci impone anche una crescita dal punto di vista della produzione degli orologi. E quindi un continuo miglioramento, perché anche l'idea di Vertigo è quella di creare una collezione che sia, tra virgolette, con orologi un pochino più abbordabili. Vedi il Diver One oggi, che è l'orologio che costa meno, a parte i preordini che comunque sono in corso in questo momento. Fino ad arrivare probabilmente a un orologio che avrà anche un movimento svizzero prima o poi. Adesso vediamo se riusciamo col Medusa. Il Medusa per il momento è concepito con il classico NH35, ma io non escludo che poi in produzione si possa mettere qualcosa di maggior livello. Questo lo vediamo tra poco dopo un altro caffè. A proposito di futuro, a proposito di nuovi modelli Vertigo, mi stavi dicendo che a brevissimo uscirà qualcosa di nuovo, di fresco. Sì, qualcosa di nuovo sicuramente. Il prototipo è già partito come produzione già da un mesetto. Quindi contiamo di averlo per la metà di giugno, probabilmente forse per gli ultimi giorni di giugno, se si ritarda di qualche giorno. Ma il nuovo modello si chiamerà Medusa, è un modello, diciamo, che potrebbe dar vita ad una collezione heritage della Vertigo, perché comunque è un modello che sarà molto curato dal punto di vista della produzione. Dal fascino sicuramente vintage, con un fondello, quindi a parte la battuta di prima che ho fatto, ma con un fondello che non sarà più la classica incisione al laser, che per carità ha un risultato comunque apprezzabile, bello assolutamente, ma sarà un fondello stampato a pressione in realtà. E quindi il rilievo, dove ci sarà una bellissima testa di Medusa, che ricorda anche un pochino i disegni di Milo Manara, fra virgolette, però lì ci limitiamo solo alla testa, quindi diciamo che potrà essere venduto tranquillamente senza obbligo di censura. E Senza tra l'altro, l'etichetta vietata ai minori. esatto. E tra l'altro avrà anche una confezione diversa rispetto alla classica confezione, l'astuccio da viaggio che tu hai visto nei due modelli, che invece avrà una confezione in legno laccato rosso, con una bellissima scritta Vertigo in oro sopra. Quindi cominciamo Il ad prezzo alzare salirà i livelli. tanto? Io non credo che salirà tanto, sinceramente. Allora, intanto poi vediamo intanto se possiamo poi, rispetto anche al successo che avrà o meno la prevendita, possiamo fare l'upgrade di movimento, perché sarebbe bellissimo fare l'upgrade di movimento, come ti dicevo, non più con l'NH35, ma passare ad uno dei movimenti svizzeri che il mercato, tra l'altro, ci offre in alternativa ad ETA in questo Elita, momento. STP, insomma. Esatto. Vediamo, sarebbe veramente un bellissimo salto di qualità. Vogliamo anche realizzare una piccola brochure sulla storia di Vertigo e sui vari modelli da legare comunque all'interno della Non lo fa confezione. nessuno questo, pochissimi, ed è una cosa che per quanto mi riguarda, e penso un po' in generale agli appassionati, che si ferma già a partire, no, dal primo impatto con la confezione, è qualcosa che fa, secondo me fa Sì, fare. anche secondo me, ecco perché c'è questo tipo di piccolo salto di qualità, fra virgolette. E diciamo, l'idea è anche quella poi anche sulla V2 che verrà del Pilot One, di seguire questa linea, insomma. Se ci riusciamo, perché no, sul Pilot One mettere un movimento cronografico automatico in questo caso, quindi andremo probabilmente su un movimento Seiko, della linea Premium Seiko.
lì probabilmente il prezzo salirà, probabilmente sarà almeno il doppio di quello che è oggi il Pilot One. Però se vogliamo un po' di qualità, purtroppo la qualità in qualche modo va valorizzata, anche perché già all'origine cambiano i costi di produzione, quindi non è perché per guadagnare di più, ma per mantenere, diciamo, la marginalità con costi di produzione che sono completamente diversi. Certo, io sono curiosissimo sia del Medusa, ma soprattutto del nuovo Pilot, devo essere sincero. E parliamo invece un po' del futuro, insomma, tu sei addentro sicuramente più di me nel mondo degli orologi, la parte produzione, eccetera. Come lo vedi in generale il futuro degli orologi, soprattutto calcolando l'avvento dello smartwatch in quel senso lì? Sì. Tu credi che effettivamente lo smartwatch distruggerà o parzialmente o limiterà tantissimo il mondo, le vendite degli orologi tradizionali? Chiaramente in mezzo metto dentro anche i quarzi, perché per l'appassionato, certo, il tradizionale vede soltanto il meccanico, l'automatico. Intendo quella che è l'orologeria che oramai conosciamo tutti, individuiamo come classica, quindi anche i quarzi, oppure continuerà a mantenere una certa dimensione importante, ecco, l'orologeria tradizionale, come la vedi? Allora, intanto il fenomeno dei micro brand non è altro che, secondo me, una riedizione del florilegio dei marchi che esistevano negli anni 40, 50 e 60 dello scorso secolo. E diciamo, questa facilità di entrare in produzione pur non avendo capitali ingenti ha, diciamo, rinvigorito questo fenomeno, che con l'avvento invece di una tecnologia all'epoca che era proprio quella del quarzo, praticamente fece in modo che morirono, per l'appunto, tanti marchi, poi salvati, guarda caso, da chi quel quarzo lo produceva in maniera massiva e anche con orologi di plastica, guarda caso. Quindi parlo del Gruppo Swatch. Secondo me c'è un parallelismo, nel senso, probabilmente noi oggi andiamo a ricercare qualcosa che possa un po' rappresentare una certa elite barra raffinatezza. Faccio un parallelismo con un altro mondo. Il mondo della rasatura, e adesso ti spiego perché. Allora, noi viviamo in un mondo dove, per esempio, ci sono i prodotti usa e getta, no? Per la rasatura. Sì. Però al tempo stesso questo fenomeno ha creato diciamo un rigetto da parte dei veri appassionati, che molti di questi che utilizzavano, e anche chi non era appassionato, che utilizzava uno strumento, diciamo, usa e getta più moderno, è tornato a un tipo di rasatura tradizionale con il pennello, la crema da barba e il rasoio di sicurezza o il rasoio, diciamo, a mano libera, mi dicendo. Secondo questo, me, questo anche grazie a Douglas Mortimer, se lo conosce, un youtuber, se lo conosce. Sì, assolutamente. E questo, secondo me, anche il discorso degli orologi è la stessa cosa, perché lo smartwatch chiaramente è un orologio, è uno strumento che racchiude tante funzionalità, tra cui anche quella dell'indicare l'ora. Ma questo chiaramente lo indica anche lo smartphone, senza andare a mettersi nulla al polso. Però è anche vero che questa tecnologia crea un rigetto su chi è comunque cerca un prodotto che sia univoco, riconoscibile, e questo, secondo me, invece farà in modo che gli orologi, i micro brand, in qualche modo, ma comunque il mercato dell'orologeria sarà sempre più vivo e accoglierà nuovi adepti, proprio per una questione di rifiuto di una spinta tecnologica che va ad annientare quel tipo di prodotto, perché alla fine lo annienta, perché tu al polso poi hai uno strumento dove puoi vedere le email, dove puoi fare le telefonate, dove puoi avere la temperatura corporea, ma addirittura il paradosso che tu puoi personalizzare con un quadrante di un orologio noto. Certo. Quindi questo handicap allo smartwatch, certo, ce l'ha e cerca di sopperirlo dando dell'illusione di avere un orologio. Quindi questa è già la contraddizione in termini che rappresenta lo smartwatch, secondo me. Tu fondamentalmente sei comunque fiducioso, tendenzialmente fiducioso, sì, per il futuro. Sono fiducioso, io credo però che un micro brand come Vertigo dovrà fare un passaggio fondamentale, e qui ci stiamo lavorando, è quello di essere presente nei negozi. Dovrà fare questo passaggio importante, con una rete di vendita capillare, secondo me. A proposito, è un qualche cosa, ci stai lavorando, ma per un futuro prossimo, molto più, insomma, hai già... No, io spero nel 2021 di poter, già atterrare su una rete di vendita che sia consolidata, almeno sul territorio nazionale. Questo per me è importante, secondo me.
Anche se poi lì si genera un altro tipo di fenomeno che hanno anche altri marchi, che lì non riesci poi alla fine più a controllare il prezzo. E può diventare un controproducente in alcuni casi, perché magari qualche esercizio in difficoltà potrebbe svendere i tuoi orologi insieme a quelli degli altri, quindi abbassare il prezzo. Secondo me lì poi si vanno a generare delle, diciamo, delle dinamiche che sono poco poco simpatiche per la valorizzazione del marchio. Sì, e quando si vedono le orologi che magari degli stima appunto sul sito costano tot, poi li si trova per esempio su Amazon a tot. Allora Amazon mi ha contattato tantissime volte, i commerciali di Amazon mi hanno contattato tantissime volte per essere presenti nel loro marketplace, ma ho sempre rifiutato, ma non perché non volessi. Lì avrei controllato comunque il prezzo, chiaramente avrei dato delle fee ad Amazon mensili e sulle vendite, chiaramente come il loro sistema di vendita. Però secondo me su Amazon si perde un orologio come Vertigo. Cioè Vertigo, se lo vuoi, è un po' quello che ha fatto Steinhardt alla fine, no? Steinhardt lo compri solo sul suo sito, quando c'è te lo puoi comprare, quando non c'è vai in preordine, e lì in quel caso controlli tanto il prezzo. Steinhardt ha avuto dal suo il fatto che intanto è andato un po' sul sicuro, nel senso ha usato poco col design in generale. Quindi, diciamo, poi ci ha messo ETA dentro, per carità, quindi fa degli orologi, per carità, e quindi, ed è iniziato anche molti molti anni fa, è stato uno dei primi ad iniziare, insomma, insieme alla Deep Blue americana, sono stati tra i primi a cimentarsi in questa cosa qui, e quindi magari oggi lui non ha bisogno di nessuna rete di vendita. Vertigo secondo me ha bisogno di essere presente sul territorio, perché comunque è importante per una crescita è un passaggio che ci sta quando uno cresce, quello è un passaggio che assolutamente secondo me va fatto, se si vuole acquisire una certa dimensione è un passaggio doveroso. Poi è chiaro, probabilmente il prezzo inevitabilmente aumenterà un pochetto, immagino, anche perché poi sì, il prezzo aumenterà un pochino, perché poi dovrai anche considerare che chi ti vende deve avere il suo margine, il suo giusto margine, perché comunque ha costi diversi. Noi eravamo partiti con una piccola rete di vendita, soprattutto di amici in realtà, quindi 5-6 negozi, 3 in Italia e 3 all'estero, che avevano per l'appunto Vertigo. Poi, come ti ho detto, sono stato contattato da Amazon più di una volta e sono invece stato contattato da tante e-commerce che volevano avere gli orologi Vertigo sul loro sito, però in quel caso non portavano nessun tipo di valore aggiunto, perché se devi comprare un orologio su un sito, c'è il sito Vertigo che funziona, cioè non c'è bisogno di andarlo a cercare da un'altra parte. Infatti noi cercheremo solo negozi fisici, poi se hanno il sito web tanto di guadagnato per loro, ma che comunque devono essere comunque reperibili. Che ci siano in vetrina, che si veda, che la gente passa, lo vede e dice ma che bello questo orologio, o che comunque qualcuno che sappia anche consigliare su un acquisto, perché poi cerchiamo anche un po' di competenza sulla rivendita dell'orologio, quantomeno, perché poi il venditore fa la differenza in tutti i campi e soprattutto nel campo dell'orologeria. Allora, Andrea, per concludere, un'ultima domanda: l'orologio dei tuoi sogni lo hai già? Lo acquisterai o lo produrrai? Bella domanda, questa è una bellissima domanda. Allora, l'orologio dei miei sogni, ti dico che ormai dormo talmente poco che dei sogni ne faccio veramente pochi e quando li faccio non me li ricordo o non sono raccontabili. I disegni di Milo Manara, maledetto. A parte gli scherzi adesso. No, io sono molto affascinato, per esempio, dagli orologi della Ulisse Nardin. Sono proprio capolavori, perché poi, oltre ad essere segnatempo, sono orologi che spesso ti danno anche delle cognizioni astronomiche, perché hanno delle complicazioni che lasciano veramente a bocca aperta. Ecco, un orologio della Ulisse Nardin è qualcosa che vorrei, sì, sono dei capolavori, ecco, quello, su un pezzo del genere investirei veramente dei soldi, assolutamente. Gli altri, ti dico la verità, ce ne sono pochi che mi emozionano, però questo lavoro mi dà una possibilità. Quando voglio
Quando ho una voglia cerco di produrla, quindi cerco di soddisfare i miei desideri con la produzione. Forse ho anche buon gusto, perché devo dire che più o meno sono tutti riusciti i modelli, quindi... Sì. Poi se li vendi vuol dire che sei riuscito. Sì, esatto. Funziona. Sì, questo è il metro, certo. È il metro di paragone che funziona. I numeri poi hanno sempre ragione. Assolutamente. Va bene. Guarda, Andrea, io ti ringrazio, sei stato molto gentile. Grazie a te per l'opportunità e grazie per il caffè. Ora avrò la giornata un po' nervosa, però va bene. Ci sta, io ne prendo tanti, purtroppo me lo dicono sempre nei commenti, ma non è che ti fanno male tutti questi caffè. Lasciatemi almeno questo, già sono chiuso in casa tra quattro mura. Allora ragazzi, domande ne abbiamo fatte, risposte ne abbiamo avute. Grazie ancora Andrea, un saluto, un saluto anche chiaramente a tutti voi, alla prossima, ciao. Grazie ancora, a presto.